gioca in Italia questa stagione, giocherà in con buone possibilità, insomma. Peraltro, tra le ragazze portate nel World Grand Prix, una rosa molto più ampia, ancora Nagami, ancora Scott, ancora Anef, che è rimasta in nazionale, e Rory Backman, anche lei confermata, Bourne, anche lei confermata, poi Wilkins, Goins, Crawford, Dahl, Santos, Nancy Metcalf, che è ancora in nazionale, lì, Davis, Collymore, Bass e Lindsay Hunter, a chiudere il ruolo del nazionale. È cambiato il tecnico, questa volta è il cinese Lang Ping, non più il giapponese Yoshida e Toshia Akiva, tutta di un meno. Allora, quarto set, gli Stati Uniti partono bene, ma sono anche molte le proteste per le decisioni arbitrali, onestamente, ma 1-0, 2-0, questo l'avvia il pallone, eccolo qui, quello contestato, e arriva giustamente la chiamata. Era passato dalla nostra parte, passando sotto la rete, era impossibile non vederlo, onestamente. Seconda linea, ancora una volta micidiale Elisa Togut, ha giocato diciamo una delle più belle gare della sua vita, visto la posta in palio, diciamo la più bella gara della sua vita, anche perché il mondiale è un mondiale. Mello mette giù il pallone, viene sanzionata l'invasione dell'azzurra e quel replay fischi. E anche rivedendo queste immagini non può cambiare idea, ovviamente, e l'arbitro, nonostante i fischi dei tifosi Stati Uniti, quindi, che ritrovano la parità, due pari. Gran servizio questo, problemi in ricezione, regaliamo il pallone, deve ricostruirlo e attaccare gli Stati Uniti, non sfrutta l'occasione, Rinieri, Lo Bianco, Togut, ancora la seconda linea e questa volta il pallone è fuori, non c'è tocco, 3-2 USA. Ormai entriamo in quella che è la fase caldissima di questa gara. Eder, Bone, il servizio su Catullo, presa di mira Mello, cerca la Piccinini, cerca la piazzata, non trova spazio, la piazzata invece qui è salvata da Cardul, e poi Piccinini a tutto braccio questa volta, prova a salvare Stati Uniti, è un flipper impazzito, la generosità c'è, non c'è la mira, punto Italia, tre pari, strepitoso questo inizio di set da entrambe le parti. Gli Stati Uniti non possono chiudere più nulla, le azzurre vogliono chiudere, è il primo set in assoluto equilibrio dei quattro disputati fino adesso. C'è stato un gran avvio degli Stati Uniti nel corso del primo set, un gran avvio ancora degli USA, che mettono a terra quattro palloni continui dell'Italia, poi c'è il break di cinque delle azzurre, un strepitoso avvio dell'Italia nel terzo set con un due passibili 5-0, adesso questo in assoluto equilibrio, 1-0 Stati Uniti, 1 pari, 2-1 due pari, 3-3 pari, adesso 4 pari con le azzurre per adesso sempre ad inseguire, serve un punto di break, prova Mello dal servizio a cercare l'occasione giusta, Flynn, poi l'attacco di Tom non passa, seconda linea piazzata questa volta di Togut, la leggono molto bene le americane, ancora un grande attacco di Tara Cross-Battle, difesa strepito delle azzurre, altra difesa dall'altra parte, sempre del capitano americano, poi il tentativo di chiusura non ci arriva, Piccinini, ancora avanti i Stati Uniti per la quinta volta sul 5-4. Gran set questo, bello, bellissimo. Adesso la posta in palio è alta, non si può più sbagliare, nessuno molla su nulla. Logan, Tom, Stanford University all'epoca. Lo Bianco, la fast, Manera Leggeri, riporta per la quinta volta in parità la situazione. Italia 5, USA 5. Il servizio nelle mani delle azzurre di Marco Bonitta. Leo Lo Bianco. Il servizio
è out con un certo ritardo, arriva la segnalazione. Adesso arriva anche il replay, si ostacolano Tom e Sicora e per loro fortuna non toccano il pallone. Sicora sgrida Tom e intanto arriva il controfavore degli Stati Uniti, l'errore in servizio di Daniel Scott. Di quanto uscita, tanto così e tanto così, è la seconda quella giusta, tanto così, un metro e mezzo abbondante fuori davvero. Flynn lavora un pallone complicato da gestire, Edelbone prova e riesce a mettere giù un gran pallone nonostante il tentativo di Paola Cadullo. Taracos Battola lavora davvero un gran pallone e torna per la settima volta in avanti la nazionale degli Stati Uniti d'America, 7-6. Ricezione buona, Lo Bianco, Piccinini, anzi Togut, scusatemi, mano fuori, 7-5. Non ci si scolla dalla parità, strepitoso questo quarto set della finale mondiale 2002, Berlino. Italia è un passo dalla storia, titolo che non hanno nemmeno mai vinto gli Stati Uniti, questo ricordiamolo, ma gli Stati Uniti erano saliti sul podio nel 90 conquistando un bronzo e nel 67 conquistando un argento, bronzo anche nell'82. Intanto il set si va su time out sull'8-7 per gli Stati Uniti. A questo punto ci prendiamo un attimo di pausa, andiamo in pubblicità, ci vediamo per la parte finale della gara. Salto in avanti con la gara è continuata, come vedete l'assoluta parità, punto avanti Italia, punto avanti USA, azzurra è sempre questo a seguire. Sul 16-15 arriva il break degli USA, 17-15, un più due che può cambiare il set a questo punto. Attenzione, il momento adesso è fatidico, Piccinini, il suo attacco è dentro, la grinta, Manu Leggeri ci crede. L'Italia, nonostante questo set, che l'ha vista sempre costretta ad inseguire, senza mai riuscire a centrare la palla di break, la palla importante, il pallone decisivo, ma non hanno mai mollato. Questo era un set durissimo, anche sotto l'aspetto psicologico, perché non è mai arrivato da una parte o dall'altra il pallone che potesse in qualche modo far tirare il fiato. Stati Uniti, ancora un pallone avanti. Molto bello, l'attacco in primo tempo, rebound 18-16, più due per le azzurre. Sicuramente questo è lo spirito, questo di questo set, lo spirito che vedremo, vogliamo dire, da domani. Vi ricordo, Italia-Serbia, in diretta su Rai 2, poi in differita dalle 15 alle 19, Rai Sport Satellite vi proporrà la sintesi della gara delle azzurre, poi l'altra gara del gruppo D, quello della nostra nazionale, la Borussia, quella Turchia e Cuba, e poi Brasile Porto Rico. E domani col Mondiale 2006 che parte, che ha le porte, insomma, questo è quello che vorremmo vedere. L'Italia non parte la favorita, questo è vero, sicuramente parte con i maggiori pronostici l'Italia femminile rispetto a quella maschile, Italia che comunque nel gruppo delle 5-6 nazionali che possono ambire al titolo. Domani è il primo test importante, Serbia battuta nelle ultime tre occasioni in cui l'abbiamo incrociata in questi ultimi 20 giorni. Arrivato intanto l'errore in attacco degli Stati Uniti, si arriva al timeout tecnico in situazione praticamente di parità, siamo nel partita e bonita. Allora, avete sentito Antonello al compito di limitare Ether Baum, all'epoca giocava in Italia, nell'Olimpia Tedona, quindi atleta anche conosciuta per queste caratteristiche offensive. Set decisivo per il futuro degli Stati Uniti questi, e se avesse giocato forse questo, o come questo set precedente, avrebbe meno rimpianti. 18 pari. Togut, il suo servizio, l'attacco va a toccare il muro azzurro, Lo Bianco, la finta di Mello, l'attacco in seconda linea, meraviglioso,
di Elisa Togut, in gara strepitosa la sua, attacca la seconda linea della Stanti per l'intero set. Adesso c'è il sorpasso dell'Italia.